Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Quello che non si comprende e che peraltro strumentalmente si sta giocando su questa tragedia è che la rotta orientale non è battuta dalle ONG. Le ONG non incrociano in quell'area. Le autorità italiane che operano in 500.000 km quadrati di area SAR salvano quotidianamente vite, e parlo di guardia costiera, parlo di guardia di finanza, parlo della marina militare. Okay? Quindi il fatto di dire il governo italiano non vuole salvare vite è una posizione assolutamente strumentale e assolutamente falsa. Assolutamente falsa. Peraltro io mi chiedo e chiedo a Boccia, ma secondo lei per quante navi si mettano in acqua senza evitare le partenze, si possono evitare queste tragedie? Queste tragedie non si eviteranno mai finché non si interrompono le partenze. Ho capito, ma le avete interrotte, ma sono state interrotte, sono state interrotte. Cos'è stato per fatto? Favore, per favore però assurdo. Non facciamo questa cosa. Allora, il tema di fermare le partenze è un problema enorme, mi pare che non sia stato, insomma, è una questione anche, tra l'altro partiva questa barca dalla Turchia, ne abbiamo parlato anche ieri, e quindi è un paese dove già è in atto un accordo europeo per bloccarle, perché lo sappiamo, sì, no? Come c'è un accordo. Sulla rotta balcanica, non sulla rotta marittima, quindi sono due cose differenti. Certo.